E va bene, allora facciamo così. Noi eventualmente ci vediamo di pomeriggio e da... Allora. Mi faccia capire una cosa, lei arriva a casa mia, entra, si siede, fa quello che vuole, mi toglie il telefonino, mi interrompe la telefonata, ma dico, ma stiamo scherzando? La parola, io mi chiamo La Parola, ma le vuole entrare in testa, mi Si chiamo chiama La Parola io. C'era la porta aperta. Sì, ma la porta aperta non è che le dai il diritto di entrare a casa mia. Come ho sentito che la telefonata era evitabile, diciamo cretina, l'ho chiuso perché è una cosa importante da dire. Ma lo deve dire, adesso la mia telefonata è stupida, che cosa vuole? La parola, io La sento Parola, parola. Mi chiamo sono La tutto Parola. Affezionato a lei. Allora, ho parlato con Giovanni, il portiere. Sempre Giovanni, sempre Giovanni. E mi ha detto, siccome Giovanni, io devo fare questo modulo di autocertificazione di cercare. Autocertificazione. E lui mi fa, dice, l'unico che ti può aiutare a capire come si fa è il professor La Parola. La Parola. Io mi chiamo La Parola, La Parola. Oh! Ci vuole assai a capire. Parola mia ora l'ho capito. Allora, autodichiarazione. Allora, come si deve compilare? Esatto, sottoscritto, eccetera, eccetera, eccetera. No, ci devo mettere nome e cognome. Sì, va bene, poi nato, eccetera, eccetera, residente, eccetera, eccetera. Adesso ci dobbiamo mettere eccetera, eccetera, tutto, scriviamo grande base. Io ho capito, ma i suoi dati lei li conosce. E non sono eccetera, eccetera. E ce li mette lei. Dichiara sotto la propria responsabilità, eccetera, eccetera, di essere a conoscenza, eccetera, eccetera. Ci devo scrivere che lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative. Lei deve andare per lavoro? No. Perfetto. Per motivi di salute? Sì. E qua va segnato. Altri motivi ammessi alle vigenti normative? Sì. No, mi scusi. Se è per motivi di salute non può essere per altri motivi. Scusi, non può fare due motivi lei. Mi ascolti, io devo andare dall'amante. Se uno va dall'amante, dove deve... non è motivi di salute, non ti viene la salute, professore, mi perdoni. Dove deve andare lei? Dall'amante. Dall'amante? C'è un amante. Ah, perché lei ha l'amante? 25 anni in meno di me. L'amante più piccola di lei, 25 anni, ma che dice davvero? Lei deve uscire, deve vivere e ci può capitare pure a lei una lei, cosa. Lei non si preoccupi. Mi sente. Lei si preoccupa. Non so la parola. Lei la più parola. Io mi chiamo La Parola, io so vivere. So vivere. Ma andasse in giro, professore. Io non ho bisogno di andare in giro. Dici, come l'ho conosciuto? Me lo chiede, come l'ho conosciuto? No, non me lo chiede, me lo chiede. Ma se già sa che no, sono... me lo chiede, come l'ho conosciuta? Come l'ha conosciuta? Allora, me ne sono andato in un pub, in un pub. Sono entrato, siccome io sono frequento la frequentazione, Giovanni, che si chiama pure Giovanni, Giovanni, mi fai una caprarosca. Lui prende, mi fa... Una? Caprarosca, vabbè, lei i cocktail non li sa perché? Che lei sta sempre infilato dentro con i libri, le cose. Una capirosca! Una caprarosca! Un cocktail! E me la beve, ci mettono due cannucce, una più lunga e una più corta. Ah. Quella più lunga è per la tanga principale. Quando finisce l'altra c'è quella corta in riserva, poi infatti ci fa questo rumore nella... No, è per bere di più. Mentre sono là, arriva una ragazza 25 anni meno di me. Mi guarda con gli occhi a lei, a me, con gli occhi così. Io la guardo e si è abbroccata. Appena mi ha guardato, si è abbroccata. Si è? Abbroccata. E chi mi... lei si è abbroccata? Cioè, si è bloccata. E mi fa: mi offriresti qualche cosa di bere? Mi offrirebbe qualcosa da bere? Quando vuole. Andiamo insieme, andiamo a bere. No, io con lei non voglio bere niente. Mi offrirebbe no, la signora avrebbe dovuto. Vabbè, allora, lasciamo aperto. E ci sono certo Sanno, perché Sanno è francese, Sanno. Questo mi guarda e dice, guardando te prenderei un Negroni. Un Negroni, io ho capito la il cosa. Doppio senso. Poi, a quel punto lei mi fa, dice, senti, siccome qua c'è troppa confusione. Troppa? Confusione, c'è assai gente, no? Confusione, c'era molta gente. Dice, che fa, ne potevamo andare in un altro posto. Io furbo, perché io sono...
un amante di chi dovevo, un maschio. Siamo uomini, no. Siamo uomini di. E io ci è certo! Ho capito, lei capita un'avventura con una ragazza di 25 anni più giovane di lei e lei gli dice di no. E certo, perché così lei si guaria! Aspetta che arriva il momento! E questa è la sua tecnica. Si chiama tecnica dell'aspettativa. Uno si mette in aspettativa e ci fa queste cose. Certo. Ah, okay. E ora io ci devo andare. E per questo sono venuto da lei. Ma questo te lo devo scrivere soltanto noi, la data quando lei andrà. Non lo so. Ma io nell'autodichiarazione devo metterci la data. Io ho mandato l'appuntamento, ma non lo so quando è. Se non lo sa lei, lo so io. Lei mi deve dire quando ci deve andare. L'appuntamento ce l'ho dato, ma non lo so, non lo so. Allora, professore, io ai sogni ci credo, ma non lo so quando si avvera questo sogno, che io incontro questa ragazza, ce ne andiamo a casa sua e facciamo la cosa nostra, capito, professore? Ah, perché tutto quello che lei mi ha raccontato non è vero. Quindi lei arriva qua, mi leva il telefono, mi blocca la mia vita per un sogno. Così, se sa vero, io mi porto avanti col lavoro, c'ho l'autocertificazione. Certo, vero, ha fatto bene. Anzi, lei faccia una cosa. Lei questa autodichiarazione, quando la dovrà usare, la deve usare così, guardi. La prende, la arrotola e dopo che l'ha messa per così, lei lo sa dove la deve mettere questa cosa qua? Lei lo sa, tenga qua, vada via, vada via. Se non mi faccia diventare longa, se ne va. Se lei è merioso perché non può avere le femmine, non ha tra non le compete, no, vada via. Professore, la meglio parola è quella che non si dice, sono ricordo. Parola! Professore, si deve mettere d'accordo, io dico parola e lui dice parola, io dico parola e lui dice parola.